Le linci hanno il vantaggio che sono riconoscibili individualmente grazie al loro mantello. Le maculature sono come un'impronta digitale. Paragonando la forma e la posizione delle diverse macchie, possiamo stabilire se si tratta di individui diversi o uguali. Per gestire e conservare una specie come la lince, come prefiggiamo di fare nel progetto LifeLinks, c'è bisogno di molte conoscenze. La lince, tuttavia, è un animale raro e molto elusivo, e per questo difficile da osservare e quindi anche da studiare. La base delle nostre conoscenze è data da informazioni e reperti che raccogliamo sul campo con diverse tecniche di ricerca e monitoraggio. I ricercatori del progetto Lince Italia, insieme ai carabinieri forestali, sono molto impegnati in questa attività che va dalla ricerca naturalistica di campo al fototrapolaggio, dalla genetica alla telemetria.